L'Avezzano fallisce il secondo match point per chiudere i conti in ottica Serie D, con la Torrese che ha la meglio per 2-0, rimandando i discorsi promozione della squadra di Torti alle ultime due giornate di campionato. I biancoverdi ritrovano Dos Santos e Laguz rispetto al match contro il Penne, ma l'approccio è simile rispetto alla gara di recupero. La Torrese conferma le buone qualità che valgono i primissimi posti della classifica, mentre i biancoverdi provano ad affidarsi soprattutto all'estro di Bisegna. Numero 10 che inizia la sagra dei tiri dalla distanza dopo due minuti, ne seguiranno altri due e come il primo tentativo saranno in fotocopia per destinazione lontana rispetto allo specchio di porta. Lo stesso Bisegna protesta al settimo quando da calcio di punizione vorrebbe un tocco di mano della barriera con il direttore di gara che però non è dello stesso avviso. I padroni di casa testano l'attenzione di Di Girolamo con una conclusione di festa che l'estremo blocca senza problemi. Conclusioni di Bisegna a parte, al 27esimo Dos Santos prova in girata in aria a piazzare il pallone alle spalle di Abate con palla che finisce anche in questo caso alta. Alla mezz'ora così la Torrese passa in vantaggio. Bup porta il pallone da una metà campo all'altra, lascia Gentile che è bravo a battere Di Girolamo per il vantaggio della formazione di Cristofari. Vantaggio che non placa i padroni di casa, che con un tiro cross di Mosca al 35esimo sfiorano anche il raddoppio. Il presidente Paris abbandona la sua postazione ed inizia la ripresa ai piedi della tribuna per provare ad invogliare i suoi a cambiare ritmo. Besana, quasi in risposta, si divora dopo tre minuti una buona chance con Di Gianfelice che ci abbatta sugli sviluppi da buona posizione. Qualche minuto dopo, nuove proteste da parte di Bisegna che si vede murato il tiro dopo il suggerimento di Dos Santos. Torti chiama fuori Pendenza per far entrare Blanco e cambia uno degli avanti anche Cristofari facendo entrare Santi Rocco per Antichi. Al 22esimo Torrese vicina al raddoppio con un altro tiro cross, quello di Selmanai. L'Avezzano torna a far fatica a costruire qualcosa di interessante. Così al 40esimo la Torrese chiude i conti con una bella combinazione sulla sinistra ed il cross di Mastrilli verso il centro area che Santi Rocco spinge in rete per il raddoppio dei padroni di casa. La reazione degli ospiti di nervi è in un tiro di Blanco che Abate para al 41esimo con successivo batte e ribatti che non vede il pallone però finire in rete. Nel recupero terzo gol della Torrese annullato per fuorigioco di Santi Rocco. Finisce con il successo importante per la formazione di Cristofari che si guadagna anche l'accesso matematico ai playoff e con l'Avezzano che negli ultimi 180 minuti di campionato avrà come avversario solo se stesso. I ragazzi veramente oggi hanno sfoderato una gara importante contro insomma, la prima della classe che insomma, veniva da un risultato negativo, voleva sicuramente chiudere la pratica oggi, non c'è riuscita perché ha trovato di fronte una Torrese che voleva veramente portare a casa un risultato importante, continuare il nostro grande percorso, cercare di arrivare il più in alto possibile. Ad oggi la matematica ci dice che faremo sicuramente playoff, quindi questo è l'obiettivo minimo che è stato raggiunto e quindi veramente oggi do merito ai ragazzi perché sinceramente negli ultimi 10 giorni avevo visto una squadra un po' distratta, un po' la sosta, pensavo che ci avesse tolto qualcosa, invece avevo detto prima della partita che c'erano due soluzioni, o perché la squadra aveva finalmente acquisito una mentalità, una maturità importante, oppure non avevamo ancora capito il momento della stagione, invece i ragazzi hanno risposto a questo esame in maniera esemplare, veramente tutti, anche chi è subentrato, e quindi sono veramente contento per loro e gli faccio i miei complimenti. Una gara che certifica ancora di più, se mai ce ne fosse bisogno, che valete i primissimi posti della classifica. Sì, ma io veramente sono contento per i ragazzi, non è una frase fatta, questo è un gruppo veramente magnifico da allenare, mettono tanto sacrificio, tanta voglia durante la settimana, io sono veramente pesante, so di esserlo, i ragazzi mi sopportano, però poi questi sono i risultati e quindi veramente meritano questa gratificazione e meritano questa posizione di classifica. Mister, un po' come è successo nella gara contro il Penne, una gara un po' complicata oggi, che cosa è successo? Rispetto al Penne, sicuramente la squadra ha fatto di più la partita, i primi 25 minuti bene, poi alla prima occasione ci hanno fatto gol, di fatto, niente, poi loro si sono difesi, hanno giocato solo prettamente in contropiede di ripartenza, noi abbiamo cercato di rimediare alla partita, non ci siamo riusciti. Volevamo chiuderlo prima, però siamo chiamati a chiudere il discorso domenica in casa con la Bacigalupo e quindi è tutto rimandato a domenica. È arrivato un po' di timore di vincerlo questo campionato? Ma no, è ovvio che quando tu stai per raggiungere un risultato magari la tensione, la pressione ci può essere, no? Però, ripeto, noi dobbiamo metterci alle spalle questa partita e pensare da martedì alla Bacigalupo perché è lì che noi andremo in Serie D. Se non c'era questo vantaggio può darsi pure che la squadra magari avrebbe avuto un atteggiamento diverso, anche se non deve succedere, però
capita in tante squadre anche in Serie A questo tipo di atteggiamento, quando magari pensi che le cose siano già fatte, invece poi le partite si complicano se non le interpreti bene. Però ripeto, noi volevamo chiuderlo prima, il discorso non ci siamo riusciti, lo chiuderemo domenica.